te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare ed un cuore di donna, una spada di re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so. Quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me, come vedi? Tutto quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare potrà. Grazie. Grazie, grazie a tutti il pubblico e grazie anche a Maurizio Gemma e al maestro che ti ha scelto. Va bene, grazie. Non scappar via perché magari adesso bisogna ancora prendere qualche applauso. Due piccole cose. Una, non scappate via subito. Vorrei, se è ancora in sala, Ilio Mascherone. Ilio? Grazie. Ilio... ci parlerà un po' di qualcosa, forse di qualcosa, ecco, io. Prego. Buonasera. 3 anni fa, quando ho avuto l'occasione di conoscere Gino Perruccio attraverso un comune amico, un musicista italiano, mi diceva: a Bruxelles c'è un festival della canzone degli italiani nel mondo. Non ne sapevamo nulla. Sono andato a verificare e in effetti c'era un festival, che allora mi pare fosse all'11ª edizione, un festival un po' misto, si cantava un po' di tutto, canzoni edite, inedite, e allora mi sono permesso di dare un consiglio a Perruccio e dirgli: ma punta sulle nuove idee, cioè punta il tuo festival sulle canzoni inedite, perché attraverso la canzone inedita nascono le nuove idee, nascono i nuovi interpreti. E così fece. Poi un'altra cosa, questo festival, pur essendo importante qui in Belgio, non era assolutamente conosciuto in Italia. Cosa fare per cominciarlo a farlo conoscere? E allora ci inventammo insieme l'opportunità di portare la finale addirittura nell'ambito del Festival di Sanremo. E la cosa avviene esattamente da 3 anni, con un discreto successo. Tutto questo per farci un po' notare dalle autorità, per farci un po' notare dal mondo italiano della discografia. Poi quest'anno una sorpresa straordinaria, cioè la presenza di un mostro della musica, un mostro dei testi italiani che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere meglio questa sera, che è Mogol. E qui, con la sua grande struttura, ha fatto una proposta, ha proposto immediatamente
un cantante, e devo dire che ha avuto pienamente ragione, perché l'interpretazione che ha dato questo ragazzo è assolutamente, direi, a mio punto di vista, straordinaria. A lui gliel'ho confessato addirittura mezz'ora fa dietro le quinte, quando ancora non sapevo che Mogol avesse già preso di mira questo ragazzo. Quindi tutto questo ben venga. Poi il telegramma, la lettera del ministro che diceva tanti complimenti per questa iniziativa, eccetera, eccetera, si è dimenticato però il ministro Tremaglia che 3 anni fa gli abbiamo mandato il progetto. Però le cose avvengono anche in questo modo. Sostanza di tutto questo. Il festival, questo festival è importante perché nel bene o nel male è arrivato alla 14ª edizione. Il mio augurio è che possa continuare a crescere, ma soprattutto ci deve credere Ferruccio, e su questo non abbiamo modo che non ci creda, ma ci dovete credere voi, perché voi dovete dare una mano a Ferruccio. Grazie. Grazie, Giulio. Grazie. Dunque, prima di concludere, prima di dare il risultato che la giuria ci ha dato, vorrei che rivenisse sul palco la signora Ricci, la scultrice, perché prima ci ha fatto l'onore di offrire al maestro Mogol una scultura, un'altra. Venga, signora. Grazie. Prego. Ecco, continuiamo il discorso perché prima abbiamo chiamato e non ha voluto venire. Mi sono anche assentato per poterlo chiamare e lui invece se n'è scappato. Desidererei chiamare l'organizzatore, signore, di questo festival, colui che, sinceramente, credetemi, ha sudato 7 camicie per poter arrivare a questa serata. Sto parlando, signori, di Luigi Ferruccio. Luigi, la signora è qui presente perché prima ti abbiamo chiamato ma tu te ne sei scappato, voleva offrirti qualcosa. Immagino che qualcuno stia andando a prendere una scultura che la signora Ricci ha voluto offrirti. Signora, vuole dire anche qualcosa? Sì. Vedo che... Ebbene, è stata una grandissima emozione fare un omaggio al grande maestro, però non è di meno l'emozione di offrirla a lei per tutto quello che ha fatto a te, adesso c'è un del tu, per tutto quello che fai per questi giovani, e sappiamo che il mondo artistico non è facile da io ne so qualcosa, ecco, allora per continuare a dare un sostegno a tutti questi giovani e tanto coraggio a te, ho ideato una scultura, se arriva. Sì, arriva, ho fatto le ombre. Mi sono sforzato, signora Ricci, di far capire, ma penso che arrivi. È troppo pesante, mi dico. Dunque, spiego un po'. Sì, ma certamente. Prego. Buonasera a tutti, speriamo che i ragazzi vi sono piaciuti come hanno cantato. E vorrei prima di tutto, innanzitutto, ringraziare a voi, al signor Console, a Salvatore Adamo, che possiamo ancora applaudirlo, che è venuto qui, ci ha fatto questo grande, grande piacere, e il nostro grande maestro della musica italiana, maestro Mogol, ancora un altro applauso per lui, che mi fa molto piacere, e penso che il nostro amico Ilio mi ha fatto molto piacere a dire che ci vuole un aiuto, un piccolo aiuto di tutti noi. Se tutti noi ci mettessimo a uno ad uno, un piccolo sforzo, ma non per me, per i figli nostri. Almeno si può arrivare a quello scopo che un italiano che si trova all'estero, un vero italiano, può arrivare agli italiani che stanno in Italia. Grazie. Mi aveva detto che non voleva parlare. Comunque sono lì. Va bene. Il microfono. Ho realizzato per te Euterpe. Euterpe è la musa greca della musica e della poesia. Che
che sia per te di buon auspicio per continuare ancora tanto tempo e arrivare più in alto. Grazie, signor Presidente. Grazie. Rimane con noi, magari che non avete tutti i contatti, anche perché la signora offre una scultura fatta da lei al vincitore del festival di cui Ilio parlava prima a Sanremo. Dunque, stia qui con noi. A questo punto desidererei chiamare tutti i cantanti che si sono esibiti e prima che vengano sul palco vorrei dire che tutte le canzoni inedite andranno a Sanremo e per quanto riguarda il Belgio, come avevamo detto all'inizio, che soltanto due persone ci andranno, oltre alla persona ad Maurizio Gemma scelto dal maestro Mogol, andrà Lorena e... e Sabrina Piazza. Questi due dal Belgio andranno a Sanremo, mentre per quanto riguarda i mediti andranno tutti. Signori, chiamiamo un grossissimo applauso, facciamo entrare tutti i cantanti che si sono esibiti su questo palcoscenico. Ilio, vieni. Ilio, vorrei anche Ilio qui, eh. Bene, chiedo scusa. Ilio, vieni. He's here. Speaks English very well. Gino, prego. Vabbè, è un dolce peso, dai. Sì. La mettiamo a terra così magari fanno qualche foto, qualche cosa. Girala dall'altra parte. Sì, perché si vede la musa. Molto bella, signora. Se avete la possibilità, andate sul sito www.giovanni.com. Ah, io pensavo che voleva essere lui al mio posto. Sì, sì, sì. Sentite, è ancora una cosa che stavo dimenticando. Vorrei ringraziare tutti i collaboratori che hanno aiutato a fare questa serata. E Giorgio, che la chiamerà anche lui, non lo so se è presente perché sembra che sia dovuto andare con il maestro Mogol. Perché il maestro è un po'... Ecco, Giorgio, vorrei anche Katia Mattioni, che ci ha aiutato moltissimo. Vieni, Katia. Anche se è rimasta nell'ombra, ma ci ha aiutato moltissimo. Signor Claude, prego. Dove sta? Siamo tutti? Bene, signore e signori, adesso arriva il calogero, che venga. Non la chiamerò più dottore, promesso. Bene, signore e signori, si chiude qui la serata. Desideremo avere un grossissimo applauso per i cantanti che si sono esibiti, per la signora Giovanna Ricci. Come dicevo, andate sul sito www.giovannaricci.com e troverete un bel sorpreso. Grazie per la serata e alla prossima. All'anno prossimo, mi raccomando, numerosi come sempre. Grazie. E buon giorno a tutti a casa. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere
se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni.